E ci colleghiamo subito con Gianni Colacione, il nostro direttorone, e con Luca Nicotra, perché è arrivato il momento dello spazio Agora Digitale. Lo spazio che Tv Radicale ha inteso appunto riservare alle informazioni sull'iniziativa politica radicale da parte dell'associazione Agora Digitale. Ecco, dovremmo essere già collegati con Gianni Colacione e Luca Nicotra. Ciao Luca, ciao Gianni. Eccoci Ciao. Alberto, ciao Gianni. Ciao Luca, Ciao. ti vediamo con una luce gialla che fa molto extraterrestre, però è bello perché sembra che stai parlando da uno Skylab sulla Luna, quindi fa molto, come dire, immagine da fantascienza, però è una cosa molto carina questa luce che c'hai. Va bene, io lascio lo spazio e la conduzione a Gianni Colacione. Lo spazio della digitale, prima puntata dello spazio di Agora Digitale, di una lunga serie, mi verrebbe da dire. Ecco, a voi la linea, a te la linea Gianni, e buona conversazione con Luca Nicotra. Allora, intanto Roberto resta nei pressi per cortesia perché non si sa mai, qua oggi un po' di problemi ci sono. Ciao Luca, Ciao Gianni, di nuovo buonasera. salve a tutti quanti. E allora, questa conversazione appunto su Agora Digitale, con Agora Digitale che è praticamente un'associazione sensibile ovviamente a tutto ciò che riguarda in qualche modo la democrazia, e democrazia in qualche modo e la presenza sul web dell'informazione, insomma tutta la parte digitale, del digitale. Prendiamo, diciamo, io prenderei spunto un pochino da quello che è stata praticamente una sorta di organizzazione tematica all'interno del congresso di radicali italiani, cioè una vera e propria commissione dedicata appunto a questi temi, che riguardava appunto l'internet come metodo, e il titolo era Internet come metodo dalla mobilitazione all'organizzazione della nuova forma partito. Questo qua era il titolo, e anche tu Luca mi pare che abbia partecipato a questa commissione, giusto? Sì, ciao Gianni, Ciao. buonasera a tutti gli ascoltatori, a Roberto. Innanzitutto grazie di questo spazio che avete voluto dedicare, volete comunque offrire ad Agora Digitale e comunque a un approfondimento sulle tematiche che riguardano nuovi strumenti di informazione e non solo. Sì, anch'io ho fatto parte di questa commissione al Congresso dei Radicali Italiani, che diciamo in realtà più che le tematiche di Agora Digitale ha cominciato ad esplorare quali sono le necessarie forme di riorganizzazione e anche rimodellazione dal punto di vista proprio del forma partito necessarie a un'organizzazione che voglia fare politica nel 2011. Quindi c'è questa nuova piattaforma che ormai non è più nuova, no? Che è il più grande spazio di discussione che diciamo, l'umanità abbia mai conosciuto e che è internet, si voglia parlare di rivoluzione o meno, tale si tratta. Beh, questo sicuramente porta a una necessità di ripensare ai nostri modelli di organizzazione e a come no, un gruppo di attivisti si rapporta con la società. Quindi abbiamo cominciato a esplorare il mondo dell'informazione, quindi no, un caso molto vicino a quello alla Casa Radicale, che è diciamo, la reazione anche del cosiddetto popolo della rete no, alle ultime iniziative radicali, alle ultime azioni del gruppo parlamentare, quindi ad esempio la partecipazione al voto radicale all'ultimo voto di fiducia rispetto al governo e quindi al conseguente moto di diciamo, di rabbia di tutta un'opinione pubblica che esiste in rete contro i radicali. Abbiamo cominciato ad analizzare questo, no? A vedere come esiste un ambiente online che in qualche modo parte dai media mainstream, perché il materiale che condividiamo in rete è per lo più appunto quello che viene dalle grandi testate, quello che viene, no? Spezzoni di telegiornali o di trasmissioni, e come queste poi diventano diciamo, dei mattoni
dei piccoli, dei meme, l'abbiamo chiamati, che vengono condivisi e a cui si collegano anche tutta una serie di commenti, no? Diciamo, e creano una sorta di onda di commenti, appunto, di pancia del web. Come l'attività radicale, che da sempre, diciamo, ha una complessità, no? È sempre, si riallaccia a una storia molto lunga, a un'analisi profonda delle istituzioni, come questi due diversi ambiti si possono incontrare, come i radicali si possono in qualche modo trasformare da quello che è un modello, no? L'ha detto qualcuno in commissione, ma io ne sono in qualche modo anche convinto, no? Un modello quasi televisivo, no? In cui ci sono no? Marco Pannella, alcuni altri esponenti che in qualche modo hanno in sé il sapere, la conoscenza, un'analisi, no? Profonda, e c'è tutto invece un altro mondo dei militanti, attivisti o associazioni che in qualche modo cercano di stargli dietro, no? Da sempre anche l'utilizzo di un sistema, di una radio come Radio Radicale, no? Per continuare a fare, a informare e a tenere collegati tutti gli ambiti di attività radicale, no? È un modello profondamente, diciamo così, è in qualche modo gerarchico, no? In cui ci sono delle informazioni che poi vengono distribuite. Ecco, come riusciamo a vivere invece nel nuovo ecosistema di Internet? Questa è la domanda che ci siamo posti. Uno dei, diciamo, i due ospiti principali sono stati Vittorio Zambardino, giornalista e blogger, che si occupa di tematiche digitali, no? da molti anni ormai, e Alex Orlowski, che in qualche modo è stata la star, diciamo così, del social media activism, perché è stato l'animatore e continua ad essere l'animatore di questa iniziativa Vaticano Pagaci Tu la Manovra. Abbiamo intervistato un'intervista proprio dedicata. E quindi, diciamo, da una parte, no, analizzare come è vero, la rete è una grossa opportunità di disintermediazione, di quindi emancipazione dai grossi editori, no? Lo vedete anche, cioè anche il vostro esperimento di TV radicale lo è, no? Quindi dal basso possono partire delle iniziative che nel tempo possono raccogliere diciamo credibilità e quindi crescere nei numeri e diventare quindi degli attori reali, no? Anche senza necessariamente essere dentro il sistema, senza necessariamente, no, avere delle risorse economiche che ad esempio rispetto al mondo televisivo sono enormi. Quindi questo sicuramente esiste, però esiste un'altra faccia, no? È quella, se vogliamo, più populista della rete, con cui necessariamente bisogna fare, necessariamente bisogna affrontare. Questo, diciamo, a grandi linee è quello che abbiamo, di cui abbiamo discusso nella, sì, commissione che tu citavi. Senti, Luca, come sai, noi qui abbiamo, diciamo, l'abitudine, insomma, la caratteristica di TV Radicale è di essere interattiva, cioè praticamente di instaurare, insomma, almeno ragionevolmente, tentare di instaurare uno scambio tra chi segue e chi parla. E quindi abbiamo una chat, non so se tu ci hai aperto il sito, dove... Sì, ce l'ho, segue, perfetto, chi segue ci pone delle domande. È una prima domanda che ci viene da Riccardo Cristiano, la nostra colonna della Web TV, che ti pone questa domanda. Praticamente, aspetta che adesso me la sono persa, sta più giù. Però io, se vuoi... Sì, ok. Non lo volevo leggere perché così, ecco qua. La domanda è: l'informazione digitale gratuita e senza filtri può rappresentare il tramontare della TV come la conosciamo oggi? Ma io penso che sia necessariamente un'evoluzione. Internet non è un nuovo mezzo diciamo, per fare informazione, è diciamo un quasi un metasistema, quasi un sistema che
diciamo, mette a sistema gli altri mezzi, cioè la rete, la stampa, la televisione, convivono in internet e diciamo, si possono contaminare vicendevolmente. Veniamo, no, siamo a pochi giorni dall'esperimento, dal lancio, no, di Servizio Pubblico, che è la nuova TV di Santoro, ecco. Sì. È nuova TV o non è nuova TV? Allora, sicuramente utilizza, diciamo, il web, i social network e le web TV in generale, quindi in modo innovativo, ma innovativo quindi non solo da un punto di vista tecnologico, anche da un punto di vista di apertura. È una piattaforma che è neutrale, cioè è un programma che è neutrale rispetto al canale su cui viene trasmesso, cioè non si dà il monopolio di quel canale, no, a Corriere.it o Repubblica.it o Il Fatto Quotidiano, ma viene ritrasmesso da più canali diversi, e quindi l'utente può decidere quale utilizzare. Questa disintermediazione sicuramente è una grossa novità, è una grossa fonte anche di libertà, però è questa qualcosa di completamente nuovo? Beh, non necessariamente. Santoro, no? Che è un personaggio potente del sistema dell'informazione italiana, riproporrà diciamo, meccanismi che ha messo in piedi e reti, no? È una visione che ha messo già in onda nella vecchia televisione anche nel nuovo mezzo. Sicuramente esistono, no, delle rivoluzioni che sono, no, ne parlavo anche all'intervento che feci al vostro congresso, no, realtà completamente nuove come quelle delle micro e addirittura, no, delle web TV condominiali, di quartiere, cioè realtà che mai avrebbero potuto pensare, no, di avere un loro canale di informazione che aiutasse la comunità ad essere informata su ciò che succede, aiutasse la comunità a investigare e a, diciamo, sondare tutti i vari problemi, eccetera. Invece ha la possibilità a costo zero e in modo completamente, diciamo così, autogestito di creare un canale di informazione. Potenzialmente, no, anche questo, ripeto qualcosa di già detto all'intervento che feci, potenzialmente nella televisione del 2015 o del 2018 il numero di canali a cui ci si potrà collegare saranno davvero infiniti. Ovviamente i meccanismi di potere, cioè che riescono a condizionare il mezzo televisivo ora, in qualche modo si riproporranno anche nei mezzi digitali, cioè non c'è un completo cambio di paradigma, o meglio, non è scontato, cioè è necessario ad esempio un'evoluzione normativa che difenda l'ambito, no, diciamo, internet come nuovo, come ambito di, diciamo così, disintermediazione, perché non è affatto detto che le libertà che ci sono ora rispetto al creare, che ne so, una web TV o d'altro, o un giornale in rete, rimangano anche nel futuro. E questa, tra l'altro, è la considerazione da cui nasce l'associazione Agora Digitale, no? Cioè esiste questo nuovo ecosistema di informazione, attivismo, discussione fondamentale, ma esiste anche il rischio concreto che segua la parabola che altre tecnologie hanno seguito. Quindi una parabola in cui il potere, nel momento in cui ne percepisce la centralità rispetto alla sua necessità di imporre una visione del mondo, imporre delle informazioni, eccetera, subisca una chiusura, quindi, che ne so, più regole restrittive, ad esempio estensione, cosa che sta già avvenendo, delle regole, o meglio stanno già provando a fare, hanno già provato a fare e continueranno a provare a fare delle regole della radiotelevisione tradizionale anche al mondo del web, tasse, necessità di avere licenze, la non neutralità della rete, cioè la rivoluzione, diciamo, spazzare via, no, questo concetto rivoluzionario che qualunque progetto in teoria
è sullo stesso piano, no? Nella rete, cioè che io sia il blogger più sconosciuto o beppegrillo.it ho lo stesso diritto di parlare, è solamente la mia reputazione, la qualità dell'informazione che farò, eccetera, il tempo che saprò durare in questa mia impresa di informazione, diciamo, darà la Decreterà il bontà. successo o meno, ovviamente. Esattamente. Tutto Sì. questo è continuamente in pericolo, quindi non è affatto detto, ripeto, né da un punto di vista tecnologico, né ancora meno da un punto di vista politico e di potere, tra virgolette, che questo sia un destino inevitabile. Ascolta Luca, abbiamo sfiorato ovviamente il tema della politica e a questo punto non possiamo esimerci da entrare nel merito attraverso una domanda di Oana, che è una nostra assidua video web ascoltatrice, che ci chiede, non avendo appunto potuto seguire il congresso, sui temi che riguardano la comunicazione telematica, cosa è emerso al congresso? All'interno del partito hanno intenzione di investire su questo? Questa è una cosa importante perché è un partito che si è Allora, definito un partito telematico. A te. certo. Allora, diciamo, sono due diverse prospettive, cioè due diverse domande in realtà. Quindi, quali sono possibili prospettive, no, dal punto di vista della comunicazione telematica e quale, diciamo, poi è, rispetto a queste, la posizione del partito? Comincio da quest'ultima che è un po' la più facile, no, e anche la più calda. Da un lato esiste sicuramente la volontà e la disponibilità della segreteria attuale, no? Quindi di Mario Staderini, con cui tra l'altro come Agorà, ma anche come Radicali Italiani, ho avuto la possibilità di lavorare a lungo in quest'anno, di investire moltissimo nell'ambito interno. Ripeto, la campagna Vaticano paga tu, ma anche, diciamo così, finalmente il nuovo sito internet di radicali.it, che per quante pecche possa avere, no, è finalmente è emerso in quest'ultimo anno e mezzo, no, ed ha portato anche un grosso aumento di accessi, o comunque il monitoraggio continuo che viene fatto, dei feedback rispetto alle nostre attività e quant'altro, sono un segnale importante, quantomeno di cambio di rotta. No, ripeto, i radicali rimangono da molti punti di vista un partito profondamente televisivo. Non è un caso che noi iniziamo i congressi parlando dei dati di ascolto in televisione, che noi parliamo di campagne all'informazione, per noi sono le campagne per gli spazi televisivi e quant'altro. E ripeto, può essere ragionevole che sia così nel momento in cui noi ci proponiamo come forza che vuole parlare l'intero paese. Però questo crea anche dei limiti, diciamo così, se vogliamo anche culturali rispetto ai nuovi mezzi di informazione. Però esiste questa volontà e dall'altro la cosa forte che si è vista al congresso è che abbiamo anche gli strumenti per farlo. Abbiamo gli strumenti, anzi anche le persone per farlo, nel senso che è necessario anche nell'ambito della rete avere una professionalità nel comunicare, nel gestire gli spazi di discussione, nel proporre iniziative, nel gestire ad esempio momenti di voto in rete, per cui si stanno aggregando anche attorno alla rete radicale le risorse per fare un passo in avanti. È stato anche inserito nella mozione approvata alla fine del congresso. Io tra l'altro ho proposto anche un emendamento, no, proprio per rafforzare. E quindi nella mozione approvata dal congresso c'è il fatto che entro il prossimo congresso tutti i diritti di un iscritto radicale italiani saranno esigibili anche online, quindi dall'intervenire al presentare documenti, al presentare la propria candidatura. E questo è un passo fondamentale, sappiamo quanto è importante per la nostra discussione interna in un momento congressuale. Ecco, investire anche internet, no, la rete di questa ricchezza che noi abbiamo sempre riconosciuto, no? Ne usciamo sempre molto rafforzati anche nelle nostre convinzioni, nella nostra linea dai congressi. Beh, investire la rete di questo dibattito sarà sicuramente un passo in avanti forte. Però io credo che il prossimo anno saremo anche in grado, su moltissime iniziative radicali,
di provare, sperimentare nuove forme, diciamo, nuovi linguaggi, no? Quelli ad esempio dei social network e nuove forme quindi di mobilitazione, che non sono poi limitate all'online. Nel senso, lo diceva Alex Orlowski durante la commissione, il gruppo Vaticano Paga Tu, la manovra finanziaria ha consentito, dopo anni di manifestazioni del 20 settembre limitate a 10-15 radicali, di avere invece una manifestazione molto partecipata. E questo per il fatto che un'iniziativa che è stata organizzata, che è stata pensata dal punto di vista della comunicazione, che è riuscita a influire anche sui media mainstream, è riuscita a coinvolgere un grosso numero di pubblico, ha una ricaduta anche poi sulle forme, diciamo, di più tradizionali, no? Come la manifestazione, certo, o quale possa essere la raccolta firme o altro. Certo. Io proseguirei con le domande perché sono più di una. Allora ci sta Ugo che ci chiede: la TV tradizionale già viaggia attraverso le linee dati oggi, quindi che differenza c'è ormai? E questa è la domanda. Non è una questione semplicemente tecnologica, cioè vivere l'evoluzione digitale, come un passaggio da un segnale analogico a un segnale digitale è estremamente riduttivo. La questione è, ad esempio, nella TV digitale terrestre, per poter trasmettere un segnale, per poter fare informazione, una trasmissione o quant'altro, io devo avere una licenza. Okay? Quindi io devo ottenere da un concessionario, che è lo Stato italiano, la possibilità di trasmettere. Il passaggio, diciamo così, del web, di internet, è il non dover chiedere questa licenza. Cioè non c'è più la necessità, non solo per l'UBTV, ma per chiunque, per chi voglia fare impresa, per chi voglia fare un giornale, eccetera, di chiedere a qualcuno l'autorizzazione a fare qualcosa. Questo è un passaggio fondamentale, perché proprio dietro la licenza c'è lo strumento che governi, parlamenti, diciamo il potere in generale, ha sempre avuto per, tra virgolette, ricattare l'informazione. Parlamento, che sono quello che dà la concessione alla RAI per trasmettere i suoi programmi, lo condiziono nei contenuti. Okay? Diciamo così, io che governo italiano, che in qualche modo ho una maggioranza in cui c'è un tale Silvio Berlusconi che è proprietario di Rete4, sono in grado di dire no, Rete4, tramite, diciamo, il controllo che ho su queste licenze e sulla possibilità di assegnare i canali, Rete4 continua a trasmettere, mentre Italia, come si chiama, Italia 7? Esatto, non trasmette. Perché? Perché io sono il potere e io posso fare questa cosa. Ok. Il cambiamento epocale di internet è azzerare fino ad ora questa possibilità. Ok. Questo è davvero il cambiamento, più che quello tecnologico. Poi chiaramente c'è una questione tecnologica, in cui il passaggio al digitale e l'esistenza di tutta una, e l'abbattimento dei costi, quindi di creazione di contenuti, di messa online e quant'altro, è notevole e quindi consente anche di far partire delle imprese con dei budget molto più limitati, e anche questa è una questione di potere. Il budget grosso, per potersi accumulare, ha bisogno di contatti, ha bisogno di un supporto, diciamo così, anche dai poteri, tra virgolette, molto più forte che di quello di un'impresa invece che è parte sul web. Questi, diciamo così, sono dei cambiamenti fondamentali. Poi, in più, mentre la televisione digitale terrestre, diciamo così, tenta di semplicemente ampliare l'offerta su un canale che rimane sostanzialmente lo stesso, lo vedete anche voi della Web TV Radicale, no?
il web consente di fare, no, mashup, no? Di mescolare i canali, quindi di avere interazione, di avere, no, sì, la chat a fianco al video, ma di avere appunto giornali e Twitter e reti sociali che interagiscono tra di loro. Quindi è tecnologicamente neutra, consente di fare qualsiasi cosa l'immaginazione di chi crea un portale, un sito web o una web TV ha in mente. E infatti proprio su questo penso che possiamo collegarci alla domanda successiva che ci pone Riccardo, che dice: prima si chiamavano social network, adesso social media. Qualcuno dice che non bisogna essere semplicemente su internet, ma fare parte di internet. Cosa ne pensi, Luca? Certo, certo. Sono d'accordo. Per questo, tra l'altro, ho insistito, no, affinché la commissione, no, parlasse di internet come metodo. E diciamo, internet in qualche modo ci consente di passare da un trentennio, no, di comunicazione gerarchica a una comunicazione molto più orizzontale, cioè una comunicazione che avviene in cerchie anche più piccole, ma quindi che non è anche più intensa, più vera. I blog in media hanno una decina, quindicina, 20 lettori, anche le web TV spesso hanno un pubblico limitato, ma questo non è riduttivo rispetto al mezzo, anzi crea dei rapporti molto più forti, e però dall'altro lato richiede un ripensamento dell'informazione, di come comunichiamo e di come ci relazioniamo agli altri. Cioè, se era è pensabile in un ambito televisivo, no, di avere come obiettivo, che ne so, la presenza di Marco Pannella in una trasmissione televisiva per poter parlare a 5 milioni di persone, con il suo linguaggio complesso, elaborato, no, poi possiamo dividerci, no, quanto sia efficace, sì, o meno, ma diciamo, questo può essere, diciamo così, un obiettivo ragionevole. Beh, in un contesto come il web, in cui il tuo messaggio, nella gran parte dei casi, non sarai tu a portarlo avanti, ma saranno altri a portarlo avanti. Cioè, il modello social network è evidente, i messaggi che girano sono quelli automaticamente comprensibili, non ambigui e facilmente replicabili. Quelli hanno un effetto cosiddetto virale, no, che si diffonde automaticamente, in cui non c'è un unico speaker, no? O meglio, c'è in alcuni casi, no? C'è chi cerca di interpretare la rete nel vecchio modello, no? Si è detto spesso del blog di Beppe Grillo, no? Ma ci sono un sacco di siti che funzionano come dei megafoni vecchio stile. Ma, diciamo così, il cambiamento che c'è da questo punto di vista, no? Ad esempio, sul lato referendum, no? È stato molto evidente, un'informazione per poter circolare deve essere assimilabile dalla persona, deve essere comprensibile dalla persona, deve essere, no, molto più, tra virgolette, popolare, ma anche intuitivo, il che non vuol dire necessariamente più povero, no? Anzi, il contrario, no? Spesso si dice la semplicità richiede un lavoro ulteriore. Ecco, questo è un ripensamento, è forse il ripensamento maggiore a cui dobbiamo andare incontro, no? nel ripensare quello che è, no, un'organizzazione, un movimento in rete, che è soprattutto, no, poi il suo modo di relazionarsi con l'esterno, con la comunicazione, con la partecipazione. Sì, sì, poi insomma io ritengo anche come esteticamente che la semplicità abbia un'eleganza maggiore di altro, quindi anche la maggiore fruibilità, che è semplicità, ha un'efficacia maggiore in campo di comunicazione. E ti volevo fare un'altra domanda al volo che riguardava proprio Agora Digitale. Allora, questa domanda te la poneva Darietto, che chiede: Agora di condividere esperienze o collaborazioni con realtà all'estero? Beh, sì, allora
Noi ad esempio abbiamo già fatto diverse iniziative assieme a organizzazioni che a livello internazionale sono, diciamo, l'omologo di Agora Digitale, dalla IFF che sarebbe l'Electronic Frontier Foundation, che diciamo in qualche modo è l'associazione storica che si batte per i diritti digitali anche quando questi erano, no, ancora una questione minoritaria. Ad esempio, assieme a loro abbiamo promosso ora una forma di pressione anche rispetto al governo francese, che era sede, no, del G8 e G20, per aprire, no, ci sono stati diversi spazi di dibattito sulla regolamentazione di internet, no? È stato molto noto, cioè è uscito anche sui giornali a aprile-maggio, quando ci fu il G8 dedicato a internet, no? Sarkozy parlò di civilizzazione di internet, cioè la necessità di civilizzare questo, quindi diciamo un termine molto forte. Beh, il rischio grosso che esiste da un punto di vista regolamentare, diciamo internazionale, è che i governi, una volta che diciamo così, man mano stanno prendendo coscienza della centralità della rete, no, per diciamo nella formazione dell'opinione pubblica, beh, ci entrino a gamba tesa e in qualche modo escludano gli spazi di dibattito e di confronto anche su necessarie regolamentazioni con, diciamo, la cosiddetta società civile, con le associazioni, con diciamo gruppi di consumatori o altro. È il rischio ancora maggiore in realtà che gli unici interlocutori che rimangano dei governi da questo punto di vista siano le grosse multinazionali, sia quelle della produzione di contenuti, quindi, no, l'industria culturale, diciamo così, che ad esempio fa una grossa pressione, no, sul fronte diritto d'autore, quindi sulla chiusura, sulla necessità di impedire una circolazione libera dei contenuti. Dall'altro, diciamo, i grossi intermediari di internet, no, da Google a Facebook, che diciamo pongono delle questioni centrali, no, ad esempio il diritto alla privacy dei cittadini, piuttosto che la necessità di stabilire che questi spazi di dibattito, no, ad esempio qual è Facebook, sono e devono diventare in qualche modo, si devono proteggere da possibilità di censura. Cioè non è possibile che quella che sta diventando, no, di fatto la piattaforma di discussione, no, di quasi tutte le questioni politiche, in realtà poi sia completamente gestita da diciamo in modo arbitrario, no, con fenomeni che abbiamo visto, no, esclusione ad esempio i giornali, il Fatto Quotidiano e il Giornale per alcuni giorni non hanno potuto condividere contenuti sui social network a causa di, ad esempio, segnalazioni di massa più o meno organizzate fatte da fazioni avverse. Quindi questo è un problema concreto, ma ci sono stati casi come l'esclusione, la chiusura di tutta una serie di siti, di gruppi dedicati all'antiproibizionismo perché violavano le condizioni di uso della piattaforma. Ecco, è necessario che si stabilisca che questi sono degli spazi in qualche modo pubblici di discussione, quindi non possono essere completamente arbitrari nella loro gestione, non possono escludere alcuni temi perché maggiori scottanti o altro. Ecco, questo è sicuramente una questione che non potrà affrontare l'Italia separatamente, e quindi è necessario che chi si mobilita come Agora Digitale su queste tematiche entri sia in stretto rapporto con le altre associazioni. Io ho citato l'IFF, c'è l'iniziativa islandese della Modern Media Initiative, della International Modern Media Initiative, che è, no, molto legata all'ambito di WikiLeaks, ma ci sono, che ne so, Reporter Senza Frontiere o la Quadratura. Sono davvero molte le organizzazioni con cui
nel fare iniziativa su internet, quindi legata a un ambito transnazionale, noi siamo in contatto e cerchiamo di avere buoni rapporti. Ecco, chiedo scusa per i miei colpi di tosse che si saranno sicuramente sentiti. Siamo arrivati alle 20:34, quindi a me l'ingrato compito di dover interrompere questa bellissima conversazione, molto interessante, che come saprete sarà resa disponibile già da domani sul sito www.tvradicale.it e su YouTube. Gianni, prego, se vuoi concludere. Sì, no, volevo soltanto chiudere ricordando a Luca Nicotra che è inserito nel nostro comitato di redazione, credo che riceverà anche l'email delle convocazioni delle riunioni e saremmo contento che lui, che si svolgono in conferenza Skype, se avesse tempo e gradisse, insomma, che partecipasse per darci il suo contributo prezioso. Per il Cercherò resto di lo ringrazio. Perfetto, allora ringraziamo. grazie. Ciao Luca, ciao Gianni, ringraziamo, anzi Ciao, Gianni ciao. resta in linea, anzi Sì, chiudiamo la presto. comunicazione con Luca, Gianni resta in linea e aggiungiamo alla conferenza Luigi Mazzotta.